Buonasera, cari concittadini. Questa sera è con orgoglio che presento a voi alcuni dei componenti della mia lista, nello specifico la compagine più giovane. Abbiamo la necessità di entusiasmo e propositività, di idee fresche, prive di rabbia inutile o ostilità maturata. Non occorre tessere le lodi di Teodoro, Giuseppe e Lucrezia. Bravi! Li conoscete perché, nonostante la loro giovane età, hanno vissuto la realtà quotidiana della vita santiodorese. In questi ultimi mesi ho avuto modo di conoscere il loro pensiero, le loro aspettative e anche le loro paure. E insieme stiamo cercando di costruire e definire progetti futuri. Mi ritengo fortunata ad essere attorniata in questa competizione elettorale da giovani come loro, che sono pronti a spendersi senza riserve per il nostro paese. Devo confessarvi che con rammarico ho ascoltato basita le parole pronunciate dal candidato sindaco della lista opposta, colui che ama definirsi il sindaco di tutti. Credevo ormai superato da anni il ragionamento categoriale di giovani di serie A e giovani di serie B. Bravo! E invece mi ero solo illuso. La cozzaglia di gente più o meno nota e degna di nota, così come siamo stati definiti, è un gruppo di persone valide, tanto quanto quelli dell'altra compagine. Brava! Perché dico tutti, con idee, valori, vissuti ed esperienze personali, sicuramente diverse tra loro, ma certamente importanti e di spessore. Ed è proprio la diversità che crea un punto di forza all'interno di un gruppo. Non si può infatti ipotizzare di trovare persone tutte uguali, altrimenti saremmo copie e non originali. Mi è dispiaciuto sentir parlare anche di marionette. Forse questo è un pensiero che appartiene più a te, ma sicuramente non a me. Brava! E mio malgrado l'ho dovuto provare sulla mia pelle. Perché 5 anni fa speravi di avere una marionetta tra le mani, in modo da ordire a tuo piacimento la trama del tuo teatro dei pupi. Brava! Peccato che dopo vari anni di collaborazione insieme non hai imparato a conoscermi, perché altrimenti dovevi sapere che sono un essere autonomo e pensante, dotato di pregi e certamente anche di difetti, ma che mi rendono la persona che sono, cioè diversa da te. Brava! L'insegnante è colui che ti affianca e che magari aiuta il tuo cammino al solo scopo di farti ottenere quell'autonomia capace di farti spiccare da solo il volo e non colui che prova a tapparti le ali. Questo tienilo a mente, ma non per me, perché ormai quello che è stato, ma per quei giovani che oggi ti ritrovi a forgiare per il futuro. Perché non vorrei che ti trovassi oggi a definirli come incredibilmente valorosi, come hai fatto con me 5 anni fa, per poi arrivare 5 anni dopo a distruggerli da un palco
esattamente come hai fatto l'altra sera con me. Brava! Ci sarà tempo e soprattutto modo in queste sere per entrare negli aspetti più tecnici e per esaltare con la verità, così come mi hai esortato a fare. Una verità che, con molta onestà, è riscontrabile negli atti e nel fare del mio agire politico. Perché è giusto e corretto delucidare chi si deve apprestare ad esprimere il proprio voto in questa tornata elettorale. Ci sarà anche tempo per approfondire il tuo dire opposto al tuo fare, poiché dalla posizione privilegiata ma di finto controllo, quale la tua presidenza del Consiglio Comunale, hai approvato, esprimendo sempre voto favorevole, ad ogni mia proposta progettuale e di programmazione, approvando quindi in Consiglio Comunale tutte le mie scelte amministrative, senza mai proporre alcuna modifica o emendamento. Non voglio rubare altro tempo ai miei compagni di avventura, questa è la loro serata. Ma vorrei chiudere anche io con un aforisma, e lo scelgo anche io di Totò, visto che piace così tanto. Signori si nasce, ed io modestamente lo nacqui. Brava! Giuseppe, il tuo momento, vai. Bravo! Cari concittadini, buonasera a tutti. Sono qui stasera insieme a tutti voi, con grande emozione su questo palco. La maggior parte di voi mi conosce, ma in questa occasione mi presento come candidato al Consiglio Comunale con la lista Civicamente San Teodoro, con la candidata a sindaco Valentina Costantino. Ah, sì. Che mi ha coinvolto in questo entusiasmante progetto di cui mi sento parte attiva e che ogni giorno mi appassiona sempre di più. Carissimi amici, è con grande orgoglio e grinta che sono qui, con determinazione, essendo questa per me la prima esperienza politica. Ritengo opportuno farvi conoscere il mio pensiero per instaurare fin da subito un rapporto di fiducia con tutti. Spero che tutti mi conoscete come una persona educata, laboriosa, rispettosa degli altri e delle proprie idee, pronta a mettersi in discussione e che non si tira mai indietro quando crede fermamente ad un'idea. Bravo, bravo. Come tanti di noi presenti qui stasera, oltre a essere nato e cresciuto nel nostro amato centro, ho scelto di intraprendere questo nuovo percorso perché sono legato alle radici del mio paese, ma anche perché io amo il mio paese. La mia scelta è dettata dalla voglia di dare un contributo alle attività che ci riguardano quotidianamente, non soltanto con le parole, ma con i fatti. Bravo! Sono un ragazzo di poche parole, ma le mie azioni sono da sempre state decise e concrete. E soprattutto ritengo di avere una grande capacità, che è quella dell'ascolto e della comprensione delle opinioni altrui. Ho la certezza di credere che la maggior parte di noi giovani, e non solo, che rendono nobile l'animo umano, quali la collaborazione e la volontà di spendersi per ciò in cui crediamo. Sin dall'infanzia ho avuto un particolare interesse per lo sport, attività che mi ha accompagnato da sempre. Vorrei, qualora me ne darete la possibilità, valorizzare maggiormente l'impegno amministrativo proprio in questo ambito, potenziare le infrastrutture esistenti,
coinvolgere maggiormente i nostri giovani, ricercare nuove prospettive nell'ambito dello sport, ascoltando le proposte e le attitudini di tutti. Un ulteriore interesse che mi prefiggerò di portare avanti, se ne avrò la possibilità, è quello di creare degli appuntamenti estivi fissi ed annuali relativi ad attività agonistiche che possono coinvolgere la nostra componente giovanile, residente e non. Cari concittadini, sono un ragazzo a cui piace pensare ai fatti e non alle parole. Ho l'entusiasmo di voler apprendere e applicare gli strumenti amministrativi a disposizione che possono essere utilizzati da parte di un'amministrazione comunale per costruire qualora per la nostra comunità e non focalizzarsi esclusivamente su ciò che a proprio parere non funziona. Ogni parere, ogni evidenza deve essere presa in considerazione, dandone la giusta importanza e valenza. Bravo! La nostra squadra è costituita da persone, da risorse, che hanno deciso di stare insieme per costruire un dialogo che punti all'incontro. Mi reputo da sempre un ragazzo coerente, perché per me l'hai sempre stata, per seguire gli ideali sui quali abbiamo scelto di fondare la nostra vita. Come più volte detto nel nostro programma elettorale, potete trovare una sola promessa: il nostro impegno. Bravo! Ho deciso di dare un unico scopo alla mia candidatura: lavorare per il nostro paese. Cari concittadini, confido tanto con la vostra fiducia che non vi abbia annoiato. Vi ho semplicemente parlato di me a cuore aperto e dei miei desideri. Giorno 28 e 29 maggio vi invito a votare la lista numero 2 Civicamente Sant'Eudoro con la candidata sindaco Valentina Costantino. Dateci una possibilità, concedeteci la vostra fiducia. Viva Sant'Eudoro! Bravo! 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 Buonasera a tutti, amici, amiche e concittadini. Sono molto emozionata stasera. Penso che questa sera non ci sia molto bisogno di grandi presentazioni. Sono Lucrezia, sono cresciuta tra le vie di questo paese. Ho giocato percorrendo ogni centimetro di esso. Adesso che sono mamma di 2 splendidi bambini che stanno crescendo qui, non posso che desiderare per Sant'Eudoro e i suoi cittadini solo il meglio. Brava! È per questo che ho scelto di candidarmi al consiglio comunale di metterci la faccia e di capire da vicino cosa posso fare di utile per la mia comunità. Per realizzare questi obiettivi ho scelto Valentina Costantino, perché credo nei suoi valori, nelle sue idee, nelle sue capacità e nella sua esperienza. Persona sensibile e attenta alle necessità di ogni singolo cittadino. Ho scelto questa lista perché credo in un progetto condiviso da tutto il gruppo. Un gruppo coeso e compatto sin da subito, pronto ad assumersi l'impegno di continuare a lavorare ad ogni unico scopo, il bene di Sant'Eudoro. Brava! Da mamma non posso che mettere al primo posto il bene dei bambini e quindi del posto privilegiato in cui si formano, acquisiscono le basi per diventare gli adulti di domani, la scuola. L'altra sera la candidata a sindaco Valentina Costantino ha citato i lavori di ristrutturazione nella nostra palestra. Il nostro obiettivo inserito nel programma sarà quello di fornire i locali e l'attrezzatura necessaria, di renderla spazio comune di giochi e di apprendimento.
utilizzando lo sport e l'attività fisica come strumento di crescita. In questi anni da mamma ho percepito l'importanza che hanno le attività ludico-ricreative, anche extrascolastiche, per i nostri bambini, che possono crescere sentendosi parte di una comunità in continuo sviluppo. In queste attività sono state essenziali in 5 anni, soprattutto in occasione della pandemia Covid-19. In quanto i nostri bambini non sono stati privati della socializzazione. Le attività offerte ai nostri bambini di certo non rappresentano un ostacolo allo studio, non distraggono dall'apprendimento, ma al contrario, contribuiscono a potenziare l'attenzione e la concentrazione. E credo sia fondamentale farlo nel modo giusto e con gli strumenti adatti. Brava! Brava! San Teodoro ha bisogno di tanto e c'è sicuramente spazio per l'intervento positivo di tutti. La nostra lista Civicamente San Teodoro, nell'essenza del proprio nome, racchiude concetti come serenità, umiltà, impegno e rispetto delle persone e delle loro diverse idee. È una lista che si pone come obiettivo quello di rappresentare l'intera comunità di San Teodoro, partendo dalle molteplici esperienze e sensibilità portate da ciascun candidato, dall'esperienza amministrativa pluriennale fino ad altri ambiti. Sono l'ispirazione importante che non si fermano. Scusate. Al quotidiano e al possibile, ma aiutano a fare e a vivere meglio e a sognare. Non sono una ragazza di grandi promesse, piene di parole vuote, di senso, ma una cosa sono certa, mi impegnerò con tutta me stessa, metterò a servizio di tutti il mio impegno e lo farò al fianco di tutta la mia squadra, al fianco del candidato a sindaco Valentina Costantino. Noi vogliamo continuare a far vivere San Teodoro dinamica sia nell'aspetto che nelle opportunità, in cui si realizza e attui costantemente la meritocrazia produttiva e che offra lavoro ai nostri figli. Noi confidiamo in San Teodoro, orgogliosa della propria identità e laboriosità, che l'hanno sempre caratterizzata. Viva San Teodoro, viva la lista Civicamente San Teodoro. Brava! Grazie. Brava! Brava! Cari concittadini e amici, brava! Buonasera. Innanzitutto è doveroso per me ringraziare tutti voi per essere qui stasera. Bravo! Bravo! E ringraziare quanto di voi mi hanno accolto con ospitalità nelle proprie case, permettendomi di confrontarmi e far conoscere il mio punto di vista legato a queste elezioni amministrative. Un grazie particolare lo voglio rivolgere alla mia famiglia ed in particolar modo ai miei genitori. E hanno compreso le motivazioni della mia scelta. Mi sono stati vicini, sostenendomi e incoraggiandomi giorno dopo giorno. La decisione di candidarmi può sembrare insolita, come del resto lo è sembrata alle persone che mi conoscono meglio, in quanto non mi sono mai occupato in prima persona di politica e mai pensavo di farlo. Ai tanti che me lo hanno chiesto ho risposto che non ho assolutamente intenzione di guardare passivamente il mio futuro. Sento il bisogno di dedicare alla mia comunità il mio tempo, le mie idee, le mie passioni. Bravo!
Non ho bisogno di presentazioni, mi conoscete tutti. Sono uno di voi, figlio di gente onesta e lavoratrice. Bravo! Innamorato del mio paese, tanto da scegliere di viverci e di costruire qui la mia famiglia. E a questo proposito ringrazio Giovanna, la mia compagna, per il sostegno che mi dà e per la pazienza che continua ad avere in questo periodo tanto importante per noi, visto che a breve diventeremo genitori. Bravi! Cari concittadini ed amici, è per me un onore aver accettato la candidatura in questa grande squadra, al fianco di Valentina Costantino. Che prima di essere l'attuale sindaco è una grande professionista, una donna onesta, bravo, disponibile, sempre, e una grande lavoratrice. Sempre. E spero vivamente, grazie a voi, il prossimo sindaco di San Teodoro. Sempre. La lista di cui faccio parte è composta di persone con esperienze diverse, con competenze diverse, con un proprio carattere e proprie aspirazioni, ma tutte con grande voglia di fare e fare bene per San Teodoro. Siamo tutti desiderosi di un paese equo e giusto, nel quale i doveri corrispondono a diritti certi e garantiti da un'amministrazione efficiente. Siamo convinti che la nostra gente meriti una classe politica preparata e responsabile, con il senso delle istituzioni e dell'etica pubblica. Sono consapevole dell'enorme responsabilità che comporta amministrare un comune. Ritengo che amministrare un comune sia prima di tutto un dovere civico e morale, piuttosto che un privilegio. Per questo motivo voglio dedicare il mio tempo al governo del mio paese, con rispetto ed umiltà. Bravo. Legalità e trasparenza dovranno rappresentare il principio guida di tutta la nostra azione amministrativa. Bravo. Al cui centro ci deve essere solo ed esclusivamente l'interesse di tutti i cittadini. Con la massima umiltà e serietà proponiamo un programma sobrio e concreto, formato da obiettivi ben precisi, che possa rendere il nostro paese vivibile, un programma autentico, semplice e con contenuti essenziali e soprattutto realizzabili. È un programma che abbraccia diversi settori, quali politiche sociali, cultura, sport, territorio e ambiente, politiche di sviluppo. Sono tutti settori che non dobbiamo considerare come delle parole astratte, vuote, posizionate lì perché hanno come un unico scopo quello di abbellire la struttura del programma. Devono essere considerati invece come contenitori da riempire in qualsiasi momento. Poiché è nel concreto operare che dovranno essere decisi e attuati i singoli interventi, affinché in questo paese si possa vivere e progredire con dignità. Il comune è l'ente locale più vicino ai cittadini, quello che più direttamente stimola, coordina, organizza i servizi essenziali per garantire una soddisfacente qualità della vita. I nostri pensieri e nell'attuazione del programma un posto centrale avranno le problematiche legate al territorio, allo sviluppo agricolo e zootecnico, gli strumenti urbanistici, le quali sociali sia giovanili che riguardanti gli anziani, il problema del nostro territorio, scusate. Il mio personale impegno sarà rivolto al settore dell'agricoltura, che come tutti sapete è quello che conosco meglio.
pur nelle grandi difficoltà negli ultimi anni, come la mancanza di redditività dei prodotti agricoli, le difficoltà di accesso al credito, gli eventi meteorologici avversi, l'agricoltura riveste ancora un'importanza fondamentale per l'economia di San Teodoro. Grandi sfide ci attendono con l'avvento della nuova politica agricola comune PAC 2023-2027, strumento fondamentale per l'economia delle nostre aziende, e saremo pronti anche ad usufruire di tutte le opportunità in relazione al piano di sviluppo rurale. Una problematica molto rilevante in questi anni che si è verificata e che si sta verificando nel nostro territorio riguarda la presenza di suini selvatici che in varie occasioni hanno compromesso le coltivazioni delle nostre aziende agricole. Qualora me ne darete l'opportunità, sarà mio interesse comprendere e capire quali possono essere le soluzioni al fine di risolvere tale problematica, in coordinamento con gli enti preposti, quale Parco dei Nebrodi e Prefettura. È impossibile pensare che i sacrifici delle nostre aziende possano essere vanificati da eventi che dobbiamo assolutamente contrastare. Penso inoltre che il futuro dell'agricoltura locale sia racchiuso nella stretta connessione con il settore turistico nel campo della commercializzazione diretta dei nostri prodotti. Da parte nostra opereremo favorendo il consolidamento dei prodotti agricoli legati alla nostra storia e alle nostre tradizioni, curandone in ogni sede il sostegno e la promozione sia a livello comunale che regionale e nazionale. Qualora ce ne darete la possibilità, sarà nostra cura perseguire le varie strade burocratiche e istituzionali al fine del riconoscimento di marchi DOP per i prodotti tipici del nostro territorio. Il nostro impegno, inoltre, sarà volto anche al miglioramento della viabilità rurale, per la quale vogliamo investire risorse maggiori ai fini della manutenzione ordinaria e straordinaria. Le cose da fare sono tante, come è grande il nostro entusiasmo. Bravo! E vi prometto che tutti ci impegneremo a farle e a farle bene, con lealtà e trasparenza. Bravo! Cari amici, San Teodoro deve credere in un futuro caratterizzato da un servizio pubblico efficace, efficiente e trasparente, e per raggiungere tale scopo disponiamo di uno strumento prezioso, che è lo strumento del voto. Votare non vuol dire solo esercitare un diritto sancito dalla Costituzione. Votare vuol dire essenzialmente partecipare e esserci. È un modo per far sapere che esistiamo, che ci interessano le sorti di San Teodoro e che vogliamo essere protagonisti della sua storia e del suo futuro. Quello del voto è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità e in assoluta libertà. Ripeto, in assoluta libertà! Noi non conosciamo quale sia il vostro pensiero, ma speriamo che anche in voi, come in noi, vi sia la speranza che tutti insieme possiamo fare molto per il nostro paese. Noi vi offriamo il nostro impegno, la nostra preparazione, la nostra serietà, la nostra speranza, con la consapevolezza che con il vostro consenso possiamo contribuire alla crescita e al benessere del nostro bellissimo paese. Viva San Teodoro, viva i San Teodoresi e viva la lista numero 2, civicamente San Teodoro. Grazie. Non è facile pensare di andare via.
portarsi qui con la malinconia.